Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi vi farò vedere com'è la situazione al campo e come sta crescendo l'orto. Farò un breve giro in mezzo al campo e poi sorvolerò la zona con il drone, così vi faccio vedere com'è cresciuto, come sta crescendo e come sta andando, ecco. Per rispondere a un personaggio che qualche video fa, dove seminavo con lo spandiconcime, mi aveva scritto un commento molto simpatico dove diceva: "Ah, se raccogli qualcosa mi faccio prete", e mi sa che ti dovrei far prete, ragazzo. Quindi adesso vi faccio vedere e basta. Allora, come era prevedibile, abbiamo questa zona qui che è un po' più scarsa. E la parte là in fondo che è molto più piena di spighe, quindi c'è andato più seme e c'è più spiga, più produzione. Poi vedete qua che non è venuto un granché, piccolini, pochi semi, ma se noi andiamo un po' più in mezzo vediamo che ci sono delle belle spighe grandi, vedete? Il chicco è bello, questa è un po' più piccolina, ma vabbè, vedete? Qua c'è una mega spiga, ci sono 100 kg di orzo solo in questa, ovviamente sto scherzando, e quindi questa è la situazione. Come era anche prevedibile, in questa zona qui, più o meno, vicino a dove hanno fatto i lavori, l'orzo non è praticamente cresciuto, quindi va bene lo stesso. Ora mi sto preparando a collegare il drone, così faremo un volo sopra il campo e vedrete com'è la situazione. E niente, vado. Ci siamo, partiamo con il volo. Andiamo nel campo di mezzo. Qua diciamo è la parte più che è venuta meglio di tutte. È la più piena, ecco. Dove c'è molta spiga, è venuta bene e basta, direi. Adesso abbassiamo un po' il drone. Così vi faccio vedere le spighe. Forse un po' troppo, ecco. Un po' di rotazione. E via. Infestanti, sembra che ci sia poca roba. Giusto un po', ma direi che come risultato sono più che soddisfatto, considerando che non ho usato nessun diserbante. Ora ci trasferiamo nell'ultimo campo, che ovviamente è sempre adiacente agli altri, e vi farò vedere che lì l'orzo non è cresciuto bene nella parte appunto dove sono stati fatti i lavori al depuratore, ma il resto direi che è venuto molto bene. Come potete vedere qua l'orzo abbastanza pietoso, vedete? Sono quasi a livello del suolo, sarò mezzo metro d'altezza, questo è il risultato. Piantine che non sono cresciute, ma era anche prevedibile perché appunto col calpestio delle ruspe, dei camion, il terreno si è compattato troppo e quindi anche l'ingegnere che mi ha fatto firmare le carte dove autorizzavo appunto questo passaggio me l'ha detto: "Guarda che per qualche anno avrai dei problemi
con le colture. Infatti con quello mi hanno dato un rimborso che non è un granché, però va bene lo stesso. Adesso avanziamo, andiamo nella parte più bella. Qua le spighe sono già più alte, fatte bene. Eccoci qua che si vedono bene, direi molto meglio. Andiamo avanti, andiamo piano piano perché il drone rileva le spighe come ostacoli, quindi frena bruscamente. Eccoci qua, vedete? Eccolo qua. Guardate che belle spighe. Visto un ostacolo. Io sono quell'omino là vestito di giallo. E niente, eccoci qua. Quindi ragazzi, per questo video è tutto, spero vi sia piaciuto. E vi dico la verità, questo video volevo già farlo circa 2 mesi fa, quindi è marzo. Marzo inoltrato per farvi vedere com'era la situazione. Purtroppo però tra impegni vari e tempo antipatico non sono riuscito a portarvelo prima. E addirittura un giorno sono arrivato fino qua al campo, vabbè non è molto lontano da casa mia, e a casa mia c'era un sole splendente e meraviglioso. Arrivo qui al campo, preparo il drone e tutte le cose per fare i video, inizia a diluviare, ma un diluvio che ho fatto praticamente la doccia. E quindi non sono riuscito a fare il video, e c'era la probabilità di pioggia del 10%, però va bene, questa è la mia solita fortuna. Poi nei giorni successivi c'è stata anche lì una caterva d'acqua, 2 settimane che non ha smesso di piovere un minuto, e quindi il video ve lo porto solo oggi, a 2 mesi da quando ve lo volevo far vedere. Niente, mi dispiace. E quindi spero vi sia piaciuto. Lasciate un like, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!